si è svolto con la presenza di oltre 120 nuotatori, il terzo trofeo Città di Roccella a mare per Andrea. La gara di nuoto in acque libere inserita nel circuito nazionale del campionato italiano e tappa nazionale del Grand Prix e di categoria e master regionale. È uno di quegli eventi importanti per quanto riguarda il nuoto in acque libere. Roccella si presta moltissimo sia come territorio, come location, come acque, quindi diciamo che siamo molto molto soddisfatti ancora di tornare per la terza volta qui a Roccella. È una tappa importante perché per la prima volta è stata inserita nel circuito nazionale, quindi il Grand Prix che vale per avere dei titoli nazionali, oltre a quello di essere anche il campionato regionale per quanto riguarda da categoria e master. Il binomio sport e turismo diventa fondamentale, specialmente sulla nostra regione, una regione bellissima che va sfruttata al massimo, specialmente per quanto riguarda le acque libere. E noi abbiamo 800 km di costa, quindi dobbiamo sfruttarla al massimo. E poi la cosa più bella è che ogni gara che stiamo facendo stiamo cercando di valorizzare ancora di più le bandiere blu. Abbiamo qui, grazie a Mare per Andrea e agli amici della FINE, della Federazione Italiana Nuoto, una manifestazione che vede protagonista 120 atleti provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia, ed è un'occasione ulteriormente speciale per Roccella, perché grazie allo sport, grazie a questa bellissima manifestazione conosceranno le bellezze della nostra cittadina, conosceranno la bellezza e la limpidità delle nostre acque. Questo a significare naturalmente come il turismo sportivo rappresenti, così come il nuoto, un valore aggiunto per la nostra città. Naturalmente come amministrazione comunale abbiamo sempre dato il massimo supporto a questa iniziativa, si può sempre fare di più e naturalmente lavoreremo proprio in questa direzione. Intanto un ringraziamento doveroso agli amici di Amare per Andrea e alla Federazione Italiana Nuoto per aver scelto Roccella come location per questa bellissima manifestazione. Siamo giunti alla terza edizione del Grand Prix del trofeo Città di Roccella, organizzato insieme alla Federazione Italiana, Comitato Regionale. Quest'anno credo che abbia raggiunto l'apice, nel senso che è campionato regionale e risulta essere tappa nazionale di un Grand Prix, insieme ad altre località di spicco a livello nazionale. Ma non calabresi, perché l'unica tappa calabrese. Calabrese è Roccella Ionica, e questo credo che sia un motivo di vanto. Ed è un motivo di grande orgoglio anche sapere che si fa turismo così, perché c'è gente qui da diversi giorni che arriva da ogni parte d'Italia. Esatto, non le racconto bugie. Ieri nuotando, io sono un amatore di nuoto, ho incontrato 5 ragazzi che filavano in acqua, ho detto questi saranno atleti, li ho fermati e ho chiesto di dove siete ragazzi, e loro mi hanno detto noi veniamo da Palermo. Lei è uno dei 5 tripodi? Sì, sono io, tu sei il favorito. Oramai si è in quota, non ci fermiamo più. Atleti venuti appositamente, esclusivamente per Roccella Ionica col treno. Mi riferisco a Paolo Tamborrini, che è venuto con un treno, arrivato sabato sera, fa la gara e stasera riparte, solo per onorare la tappa di Roccella e il ricordo di Andrea, che è ancora vivo nei nostri cuori e che è un gran motivo di grande soddisfazione aver legato il ricordo di Andrea a un evento nazionale. E i suoi amici sono sempre qui. Gli amici sono qui presenti, si spendono, sottraggono tempo e risorse alla famiglia per dedicarsi a questo evento, ma c'è grande come dire, appagamento emotivo e soddisfazione tante per il paese. Ho incontrato gente che chiedeva del B&B, ho incontrato gente che chiedeva del ristorante dove alloggiare, ho incontrato gente che mi chiedeva di affittare l'ombrellone, ho incontrato gente che mi chiede, sono qui perché ci sono già stato e ci sono tornato. Presenti alla manifestazione atleti provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia al Lazio, dalla Campania alla Puglia e alla Sicilia. Appartenete a quale società? Alla Blue Team. Alla Blue Team, perfetto. Qui avete già assaggiato altro o soltanto l'acqua? Che succede? Lei è l'avvocato difensore? Sì, sì, sì. Abbiamo nella nostra squadra il primo vincitore di questo trofeo della prima stagione. E chi è? Chi è? Oggi non c'è, però è stato il nostro atleta. Ah, alla memoria quindi. Allora, ragazzi, avete già visto altro, fatto altro qui a Roccella? Cos'altro? No, niente, abbiamo solo nulla. Solo acqua, mare per è il momento. È la prima gara oltre il triathlon. È sicuramente un modo per poter incontrare tutti quanti, un evento goliardico. Da dove arriva lei?
Da Cosenza. Da Cosenza, niente meno dall'estero. Lei da dove arriva? Sempre da Cosenza. Da Cosenza, pure lei dall'estero, Cosenza, lei. Passione sviluppata come? Cioè, quale altre tappe, quali sono i luoghi, insomma, dove c'è maggiori di questi eventi? Vabbè, qua in Calabria comunque ci sono stati già bei eventi al lago, a Lorica, a Diamante, abbiamo fatto una bella gara e oggi penso sia altrettanto bella questo evento da... Complimenti, ma la barba non la rallenta? Sì, ovviamente sì, ma sì, però è bello, fa una bella... Il gusto è quello. Però poi cioè, oltre al nuoto c'è anche altro, la barba fa cosa? È la moglie del... La moglie comanda, chiaramente. Lei dove arriva? Da Milano, Lombardia. Da Milano qui? Sì. Ma per l'occasione o... No, abbiamo i parenti qua a Siderno. E quindi mangiamo da loro e siamo belli franchi. Sì, poi chiaramente Vincenzo Mazzaferro è un amico, è sposo la causa Mare per Andrea, ovviamente. Quanto abbiamo qui, e chiudiamo però in serietà, con il vicepresidente regionale FIN, che ovviamente ha ad esprimere tutte le proprie soddisfazioni, manifestarle per questa terza tappa unica in Calabria, Roccella Ionica. Assolutamente sì, una tappa spettacolare che abbiamo fortemente voluto a livello nazionale in mezzo alle 20 in Italia, quindi unica tappa in Calabria. Ovviamente Roccella è una location ideale con l'accoglienza tipica nostra calabrese e il risultato ci dà ragione. Sta a certificare il buon prodotto dei primi due anni? Assolutamente sì, e anche la proficua collaborazione con l'associazione Amici di Andrea, che si prodigano ogni anno per far sì che tutto riesca in maniera perfetta, non avendo l'esperienza della federazione, ma riescono a dare il supporto in maniera impressionante. Il terzo trofeo Città di Roccella Ionica a Mare con Andrea, tappa nazionale del Grand Prix disputato a Roccella, ha visto salire sul podio assoluto il pluricampione italiano Tiziano Tripodi. La classifica assoluta femminile ha visto invece primeggiare Anna Conti della Sport Full Time di Sassari. Il trofeo, valevole anche come campionato regionale acque libere, ha visto salire sul podio Arvalia Nuoto di Lamezia, il Blu Team e i nuotatori crotonesi. Nella categoria Master, successo assoluto dell'ASD Acqua, che ha preceduto Calabria Swim Race e la Sub Nuoto di Villa San Giovanni.